formazione interprofessionale. Io mi limiterò a condurre i lavori e do subito la parola per un indirizzo di saluto a Claudio Girardi, che è componente della commissione stampa di immagine dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Verona. Claudio. Buongiorno a tutti. Quale componente della commissione stampa e immagine dell'Ordine dei Commercialisti di Verona porto i saluti del nostro presidente Alberto Mion, oggi purtroppo assente per altri impegni di lavoro già precedentemente concordati. L'incontro di oggi nasce, come ha detto Lucio Bussi, dalla sinergia di due ordini distinti, quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Verona e l'ordine del regionale dei giornalisti del Veneto. Siamo alla quarta iniziativa congiunta e oggi parleremo di un tema molto profondo e di vasto spessore, che è quello della mafia, in questo caso a Nord-Est. L'incontro, come ben sapete, darà diritto alla maturazione di 4 crediti della formazione professionale continua per quanto riguarda gli iscritti all'ordine dei giornalisti della regione del Veneto, mentre per quanto riguarda i dottori commercialisti oggi gli iscritti matureranno 3 crediti formativi. In questo contesto di sinergia tra i due ordini colgo l'occasione per dirvi che questa sinergia è nata grazie anche al contributo di Lucio Bussi, qui presente come consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti. E tengo a precisare che in tutte e 4 le edizioni che abbiamo svolto dal 2015 ad oggi ha sempre contribuito in misura fattiva per quanto riguarda la sua collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona. Colgo l'occasione per salutare il neo presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Verona, il dottor Dante, e anche il Alberto Castagnetti, che è il nostro consigliere dell'Ordine di Verona ed oggi è anche il referente dell'Ordine della Formazione Professionale. A lui va un contributo perché ci ha aiutato nell'organizzazione di questo convegno. Infine voglio anche ringraziare il Confcommercio di Verona, che ha dato il patrocinio alla giornata. La parola a Lucio Bussi, che oggi ha anche la funzione di moderatore del convegno. Bene, grazie. Entriamo subito nel vivo del tema della giornata con il primo intervento di Beppino Tartaro, che è un funzionario dell'amministrazione pubblica di Verona, è un giornalista pubblicista e ha partecipato, anche organizzandoli, a parecchi convegni che hanno per tema appunto l'informazione nei territori ad alta densità mafiosa. E parliamo un po' di come funziona l'informazione, di come viene portata avanti l'informazione appunto nelle terre di mafia. Buongiorno a tutti, sono Beppino Tartaro, sono un giornalista pubblicista, oltre che funzionario della pubblica amministrazione. Dal 1985 risiedo qui a Verona, l'anno famoso dello scudetto giallo blu. Sono nato a Trapani e come tutti noi sono sempre rimasto legato alla mia città. Quella che vedete appunto nell'immagine è Trapani, una città bella dal punto di vista estetico, che però ha dei piccoli problemi, piccoli e non indifferenti problemi, come tutti quelli che ci sono nel sud e non solo nel sud, perché il tema del convegno è proprio questo. Andiamo avanti con le slide. Allora, nell'Ottocento, l'allora procuratore del Regno d'Italia definiva Trapani una provincia difficile. Lo scorso 1 marzo su Repubblica, Attilio Bolzoni ha scritto un articolo dove afferma che devi andare a Trapani per conoscere la mafia, perché con o senza Matteo Messina Denaro,
Trapani, come nel resto della Sicilia, la mafia continua a fare quello che ha sempre fatto, a prescindere da attentati o meno. E parliamo della mafia che va dovunque, la mafia che va negli uffici, nell'amministrazione, anche nell'informazione. Parliamo di Trapani non a caso, perché nel 1984, ricorderete tutti, Damiano Damiani ambientò nella mia città La Piovra, la celebre fiction, una scelta non casuale, dettata da vari motivi, che da allora appunto il termine piovra cominciò a estendersi nel linguaggio generale. A Trapani la politica è retta da Tonino Dalì, è il signore sulla destra della foto. Tonino Dalì è un proprietario terreno, possidente, proprietario di Saline, padre, tra i padri fondatori di Forza Italia, tessera numero 1 in provincia di Trapani, dal 1994 ininterrottamente senatore della Repubblica. A sinistra c'è l'attuale sindaco di Trapani, Vito Damiano. Ha vissuto tutta la vita al nord, poi è venuto a Trapani. L'ultimo incarico occupato da Vito Damiano è stato quello del capo di un reparto di controspionaggio del SISMI, quindi abbastanza particolare, una nomina che dice sempre che il sindaco debba essere legato al territorio. Sapete che abbiamo altri casi di sindaci che si candidano anche nelle capitali, però quello è un altro discorso. Andiamo avanti. Nel 2002 il sindaco appena eletto, Vito Damiano, va in una scuola. Come prima cosa afferma che di mafia non bisogna parlarne, perché fa male. Non dobbiamo dare questa immagine, perché la mafia non c'è. Evidentemente lui, come sindaco, si rifaceva a questo signore qua. Questa è una vignetta che nel 1985 Forattini dedicò all'allora sindaco di Trapani, Erasmo Garuccio. Il sindaco anche allora, nell'85, affermò che la mafia non esiste, è molto evidente il disegno. Cos'era successo in quell'85? Questa statua riproduce Barbara Asta e i suoi due gemellini, che il 2 aprile dell'85 saltarono in aria perché un'autobomba doveva colpire il giudice Carlo Palermo. I mafiosi sbagliarono e andò via la mamma con i due bambini. Io ero lì quel giorno perché mi trovavo a Trapani e mi lascio immaginare che vedere una macchia di sangue a 200 metri di distanza della macchia, chissà, della mamma dei bambini non era al massimo, diciamo che purtroppo c'eravamo abituati. Facciamo un salto e poi arrivo al titolo del mio intervento, che è l'informazione delle terre di mafia. Io mi occupo di giornalista, sto a Verona, ovviamente prevalentemente di aspetti storici. Nel 1998 a Trapani viene nominato vescovo Francesco Miccichè, è il più giovane vescovo d'Italia, ha 45 anni. Un vescovo che comincia nel migliore dei modi, parla di sconfiggere la mafia, debellarla dalla mentalità, da tutti i contesti possibili e immaginabili. Le premesse sono buone. Peraltro con cui istituiamo anche un buon rapporto di collaborazione, io fornisco le mie foto, sono anche leggermente fotografo, do dei testi sempre su un aspetto religioso di cui parlerò dopo. E comunque lui fa una bella iniziale impressione. Chi ha voluto Miccichè a Trapani? Questo altro personaggio si chiama Monsignor Salvatore Cassisa, pace all'anima sua. Lui lo ha voluto trapanese come arcivescovo di Monreale, è un personaggio che praticamente è stato coinvolto in parecchie indagini penali per collusione mafiosa, appropriazione indebita, falso in atti di ufficio, mai condannato, sempre prosciolto. C'è stato anche un avviso di garanzia al suo segretario per favoreggiamento mafioso, il telefonino del suo segretario venne usato dal boss mafioso Leo Luca Bagarella. La procura di Palermo ordinò anche una perquisizione all'interno del palazzo arcivescovile di Monreale, dove Cassisa era l'arcivescovo, e tra i tanti appunti trovati, ma solo appunti, c'era il telefono di un certo Giulio Andreotti, che conosciamo tutti. Adesso arriviamo al succo del discorso che mi riguarda, come esperienza diretta. La mia è un'esperienza diretta, quindi diciamo che da un canto ho la fortuna di vivere a Verona perché sono distante dalla realtà e quindi da meno legami, però è triste, e penso ai colleghi che sono giù, come vivere nelle terre di mafia sia preoccupante. Quella che vedete in immagine è la processione dei misteri che ha luogo a Trapani il Venerdì Santo. Direte, questo è pazzo, passa dalla mafia alle processioni. Non è distante il discorso. Una processione di origine spagnola,
Unico caso in tutto il mondo religioso, non la gestiscono gli aspetti religiosi, ma le maestranze, sarebbero dire gli aspetti economici, le categorie economiche della città. La posizione dal punto di vista rappresentativo è molto valida. Il vescovo un giorno interviene in questa processione e afferma che non devono più andare in processione questi signori qui incappucciati. Chi sono? Questi qui sono persone che nella Sicilia, nell'eterna disoccupazione, erano ragazzi, studenti, perché questi incappucciati appartenevano a una confraternita che nel 1600 istituì questa processione. La confraternita poi si è sciolta, ha perso la sua efficacia, e soltanto ai fini rievocativi questi ragazzi indossavano un sacco rosso e un cappuccio bianco per ricordare questa processione. L'ho fatto anch'io, disoccupato, 6.000 lire allora, guadagnavi qualcosa, tra l'altro c'era poco da guadagnare. Il vescovo quel giorno decide no, questi non devono più andare in processione, non si sa mai perché, e afferma, è quasi paradossale, che sotto i cappucci sfilavano massoni e mafiosi. Ora, è abbastanza ridicolo pensare che massoni e mafiosi si mettano un cappuccio per sfilare in processione, neanche un film indiano, la Bollywood darebbe qualcosa del genere. Comunque, lui lo fa e va bene così. E io, a commento, faccio un articolo sul giornale dove scrivo, che è un giornale, uno dei pochi giornali di controinformazione che c'è a Trapani, si chiama Extra, ma l'articolo si chiama Via le bande dai misteri, il vescovo ci prova, poi smentisce. Le bande, non bande, quelle che si può immaginare in senso negativo, le bande musicali che accompagnano la processione. L'articolo, giornalisticamente, io lo definisco non solo soft ma anche abbastanza squallidino, non c'è nulla di particolare, insomma parlo di questa smentita del vescovo e affermo che il vescovo avrebbe prima detto di togliere le bande e poi invece afferma che ci sono. Non è un contenuto difficile, non è qualcosa che offende, però evidentemente sembra anche lì che parliamo. Guardate questa scena qui, questo la conoscete tutti, è Johnny Stecchino. Non bisogna parlare di banane in Sicilia nel famoso film, no? Evidentemente invece per il vescovo, nella denuncia che ha fatto espressamente, una delle frasi che lo offende ufficialmente è che non bisogna parlare di tarallucci e vino. Perché? Perché io ho detto alla fine finirà, in quegli anni era classico, noi avevamo Berlusconi che faceva una dichiarazione e poi la smentiva. Lui fa questa dichiarazione ai giornalisti, proprio nell'incontro della stampa con il vescovo, che toglie queste bande e poi smentisce. E io commento questo fatto perché i colleghi giornalisti di Trapani ovviamente non commentano, ci mancherebbe altro. Fatto sta che lui mi denuncia. Una mattina, un po' come dice De André, i carabinieri in altro riforme, vengono a casa, bussano i carabinieri e mi consegnano la denuncia del vescovo. Io, Francesco Miciche, vescovo di Trapani, denuncio Peppino D'Arto per una diffamazione, ingiurie, cioè io rileggo l'articolo, come ho fatto molto di peggio in passato, per aver detto che smentisce e finisce immediatamente a fare luce e vino, mi sembra davvero poco. Comunque si va avanti e vengo convocato con immediata urgenza da parte della questura di Verona. Il questore stesso era stato interpellato da parte del questore di Trapani di procedere celermente a questo interrogatorio, cioè oggi forse lì si sarebbe a questi livelli. Avrebbe scritto di tra luce e vino, veramente mi viene in mente Stecchino. E la domanda che mi pone il commissario è: da dove ha tratto questa notizia? Io dico, l'ho tratta da questo sito. Ok, grazie, fine. Ora, capiamo benissimo che non può essere un fatto del genere, non si smuovono le istituzioni per sapere da dove ho tratto la notizia. Vuol dire che non bisognava parlare di questo vescovo, il vescovo doveva restare nel silenzio degli organi di informazione. Questo veronese, questo nordico che arriva e scrive, si permette di commentare, altera quello che è l'equilibrio. Il GIP mi proscioglie, qui c'è una parte del proscioglimento, appunto affermando che non c'erano elementi tali da dire la reputazione del querelante, non hanno nemmeno dire un panorama comunicativo, appunto i famosi tarallucci e vino, e alcuna valenza diffamatoria, ma non occorreva il GIP per stabilire questo. I giornali danno la notizia di Trapani, non so se ricordate sempre la Piovra, dove c'era la TV locale che era un filo potere, e danno ovviamente la notizia come vogliono loro, quindi parlo anche ai colleghi giornalisti. Il mio proscioglimento è messo in fondo, nel procedimento era coinvolto anche il giornalista Peppino Tartaro, che è stato prosciolto. Perché? Perché qui il procedimento continua nei confronti del direttore del giornale, malgrado l'articolo avessi fatto io, quindi io prosciolto e l'articolo, il direttore va avanti.
Da notare che qualche giorno prima della decisione del GIP, io alla Trapani mi convoca l'avvocato. Un peccato non avere una registrazione, una scena è bellissima, non c'era. L'avvocato mi convoca e mi chiede, sa, ci conosciamo da anni, il vescovo è dispiaciuto per la denuncia, se lei fa un articolo in cui chiede scusa o parla bene del vescovo, il vescovo ritira la denuncia. Non ci ho pensato neanche bene, ho detto grazie, arrivederci, io mi affido alla giustizia, non vado avanti, per fortuna in questo caso. Allora, sappiamo benissimo che il signor Mecciche aveva cominciato quindi questo tentativo di bloccare l'informazione. E perché? Nel 2011, nel periodo delle denunce, che lui denuncia questo signore qua, un altro, un sacerdote. La chiesa è terribile in queste cose. In una città, comunque, non dimentichiamo Trapani, che di logge massoniche non erano sotto i cappucci, in modo più assoluto era una città che aveva una loggia scontrino, una loggia massonica molto forte, che aveva allontanato questo signore qui, si chiamava Ninni Cassarà, era il capo della mobile, che venne ucciso dalla mafia appena andò via da Trapani. La loggia massonica Scontino l'aveva fatto di tutto per mandarlo via. In quegli anni vennero uccisi Gian Giacomo Ciaccio Montalto, il primo a sinistra, magistrato, un altro magistrato Alberto Giacomelli, e Mauro Rostagno, un giornalista che alle due, io me lo ricordo benissimo, informava i trapanesi di quello che c'era dietro, informava di quello che oggi non si sente più dire a Trapani, in modo più assoluto, oggi c'è un appiattimento da far paura. Ecco che il vescovo, torniamo amici, che denuncia questo prete, e l'accusa è abbastanza forte, lui era il più stretto collaboratore, frequentava i salotti buoni della città, amico di quel Dalì che vi dicevo prima, di quel senatore. In quel periodo lui lo accusa di calunnia, diffamazione, riciclaggio, stalking e truffa, cioè era un putpurri di accuse. Praticamente, secondo le accuse del vescovo, questo prete, si chiama Don Ninni Treppiedi, si sarebbe appropriato di beni di proprietà della chiesa, avrebbe venduto degli immobili falsificando la firma del vescovo, e quindi l'indagine va avanti. Nel frattempo lui denuncia il vescovo, proprio non frequentava più l'avvocato, secondo me, che la chiesa, denuncia addirittura uno storico, perché lo accusa di essersi appropriato di beni di immenso valore. Poi vedremo dove erano finiti questi beni di immenso valore. Siamo sempre lì, la procura di Trapani però comincia a indagare, e comincia qualche giornalista, qualche collega, davvero pochi però, a indagare su che cosa? Sulle fondazioni religiose che il vescovo aveva a Trapani. Si comincia a parlare di ammanchi, perché due fondazioni religiose, e il vescovo aveva intestato una a lui e una a suo cognato. Il Vaticano comincia le indagini e manda a Trapani un nunzio apostolico, manda a Trapani il vescovo Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, che indaga su tutta quella che è la prassi economica, se ci sono ammanchi. Davvero, tra i due succede una guerra anche tra vescovi, e Micci, che giustamente 2 più 2 fa 4, denuncia anche Mogavero, che ci siamo, denunciamo anche lui, tanto non succede nulla, e denuncia anche Mogavero. Peraltro su Mogavero c'è in corso anche un'inchiesta attualmente, perché pare che ci siano manchi pure nella chiesa di Mazara del Vallo. Vedete come da quell'articolo innocente da Taralluce e Vino si voleva proprio che l'informazione restasse bloccata. Nel 2013 Treppiedi viene convocato, il Monsignor Treppiedi di prima, e svuota il sacco, comincia a dire i suoi rapporti. Cosa accade? Cade però un altro fatto nel 2014. Questo signore che viene tradotto si chiama Don Sergio Librizzi. E dunque, questo qua è arrivato, quando Amici che arrivò, il vescovo arrivò a Trapani, era direttore del seminario, ma era conosciuto per dei vizietti, nel senso che si sapeva benissimo che piaceva giocare con i seminaristi. Il vescovo lo allontana, lo porta in una parrocchia in periferia. Poi improvvisamente questo Don Librizzi ritorna a Trapani, ma non ritorna un posto secondario, in una delle principali parrocchie, e gli viene affidata la gestione della Caritas diocesana. La Caritas è un giro non indifferente economico. Praticamente si comincia a dubitare, diciamo, perché questo è tornato, e in un'intercettazione telefonica viene fuori che il Micciche afferma: Sergio, voglio la tua solidarietà pubblica, non dimenticare cosa ho fatto per te per coprire i tuoi problemi. A quel punto Don Librizzi non può fare finta di nulla e rivela il gioco. Qual era? Il gioco consentiva
di lucrare sulle 14 cooperative che girano attorno alla Caritas per accogliere gli immigrati, gestire il servizio civile, raccolta di indumenti, l'affitto di un hotel di proprietà della Curia al Ministero dell'Interno per la modica cifra di 200.000 euro al mese. Il tutto in cambio di false attestazioni della Caritas per l'effettuazione di progetti o presunte opere di carità da rendicontare come giustificativo della spesa di 700.000 euro, cioè più della metà che ogni anno vengono assegnati alla diocesi di Trapani come quota dell'8 per 1000 ai contribuenti, soldi che normalmente andrebbero spesi per esigenze di culto o pastorali. Dove sono finiti questi soldi? Si indaga, oltre a librizie e micicche, nella gestione di questi fondi pubblici spunta anche la sorella del vescovo, molto accogliata, e vengono fuori i nomi di alcuni indagati. L'autista del vescovo Orazio Chipinti, figlio e nipote di Antonio e Vito Chipinti, uccisi nella guerra di mafia degli anni Ottanta. E a raccomandare o Chipinti a Micichè sarebbe stato sempre quel famoso Cassissa, cioè proprio una fiction, cioè la Piovra era un cartone animato davanti a questa storia qui. Mentre un altro fratello dell'autista era stato uno dei più stretti collaboratori, qui torniamo un po' nelle nostre zone, di Don Verzè, un altro ancora di Don Librizzi, quindi il cerchio si gira, ecco, il legame, quando parliamo di mafia che va dappertutto. Don Librizzi, nel primo grado processuale, è stato condannato a 9 anni. L'11 febbraio del 2015, la grande villa di Monreale dove risiede Cichè, che nel frattempo poi era stato sospeso da Papa Benedetto XVI, perché a un certo punto anche la Chiesa, davanti all'evidenza di certi fatti, lo ha sospeso. E lui è vescovo, ma non è più nei suoi compiti. Viene perquisita la villa di Micichè e trovano qualcosina di valore. Abbiamo valori beni artistici, quelli che lui aveva detto di quello storico, dal valore stimato di 2 milioni di euro, tra cui una Madonna di Lascola del Gagini nella sua camera da letto, quadri del 500, una fontana del 600, crocifisso di corallo e avorio che alcuni suoi ex dipendenti delle istituzioni affermano erano nelle due istituzioni religiose. Da considerare che la procura indaga perché Micichè era di famiglia povera della provincia di Palermo, famiglia umile, cioè avere questi beni, non so lo stipendio che possa avere un vescovo, però è abbastanza particolare. Secondo i PM trapanesi, Micichè avrebbe raccontato fatti e circostanze diverse nella realtà, nel senso che ci sono delle evidenti contraddizioni. L'inchiesta, diciamo, è ancora in corso. La Chiesa siciliana, tuttavia, non è soltanto, per fortuna, ciò che avete ascoltato adesso. Questo è un aspetto, speriamo che sia un aspetto circoscritto. La Chiesa siciliana di oggi, per fortuna, ha ben altri volti che quelli di Micichè. Cioè i volti di questo signore qua, questo l'attuale arcivescovo di Monreale, è Monsignor Michele Pennisi, un uomo realmente impegnato contro la mafia, che è stato assegnato alla scorta nel 2008 per essersi rifiutato di celebrare il funerale di un boss mafioso. La Chiesa di oggi, che sembra più quella di Papa Francesco che quella di quell'altro, è anche il volto di questo qui, dell'attuale vescovo di Palermo, che gira in bicicletta, insomma. È stato anche lui un collaboratore di questo grande uomo che fu Don Pino Puglisi, ucciso il giorno del compleanno dalla mafia perché voleva soltanto portare un po' di tranquillità, un po' di speranza ai ragazzi di Palermo. E non mi dilungo molto, lascio lo spazio agli interventi anche più importanti di me. La mia è stata soltanto un'esperienza di vita, da come, e con l'invito a tutti i colleghi, non tanto a voi ma anche a noi che siamo qui, perché il Veneto non avrà questi sistemi mafiosi, ma ne avrà altri che sono subdoli, non per questo almeno pericolosi. Le parole che disse Pino Puglisi, uno dei suoi interventi secondo me più belli, quando disse: a questo può servire parlare di mafia, parlarne spesso in modo capillare, parlarne a scuola, perché parlare di mafia è una battaglia contro la mentalità mafiosa, e poi mentalità mafiosa altro non è che qualunque ideologia disposta a svendere la dignità dell'uomo per denaro. Grazie. Essere utili per portare avanti dei ragionamenti che poi sfociano in altre inchieste, in altre cose. Ora la parola al professor Lorenzo Picò.